questa ristorazione, soprattutto se ci si rivolge al grossista tradizionale. La parola tradizionale non sta per obsoleto, è il grossista quello che svolge da sempre una certa funzione di intermediazione tra produttore e compratore. C'è poi il piccolo produttore e una quota significativa, 10% di acquisto diretto dall'agricoltore. Poi c'è anche un 5% di chi autoproduce, naturalmente autoproduce alcune cose. Così la stessa cosa, la differenziazione dei canali avviene anche per tipo di prodotto che si va ad acquistare. Allora, i fattori per cui si sceglie il fornitore sono per lo più la qualità delle referenze, la tipologia dei prodotti acquistati, ma soprattutto, e questo è un dato che va citato per primo, è la storicità delle relazioni con i fornitori, cioè l'affidabilità, la serietà, il fatto che si è stabilito un rapporto appunto di fiducia con chi lavora da tempo con te. La specializzazione, questa la salto, vedete la pasta, il piccolo produttore, il grossista tradizionale, per i formaggi il piccolo produttore, per la pesce e la carne è il grossista e così via. I punti di forza di ciascuno li salto e arrivo alle criticità. Allora, quali sono i problemi soprattutto? Vediamo che i problemi che vengono citati che riguardano l'approvvigionamento sono le condizioni di acquisto, ad esempio qui non entriamo nel dettaglio, ma c'è il tema delle piccole quantità, del fatto che non sempre si cerca, questo è il caso del vino, ma è il caso anche di altri prodotti, non si vogliono comprare grandi quantità, oggi sempre meno, nessuno lavora con il magazzino pieno, lavora più, questo è un problema che riguarda tutta la filiera, quindi le condizioni di acquisto che sono sia dal punto di vista quantitativo e poi ci sono anche legate probabilmente anche ai pagamenti, ma oggi i pagamenti sono regolati da norme molto, molto stringenti. Poi la qualità e la costanza è l'altro aspetto, cioè garantire qualità sempre e la costanza della tipologia del prodotto. Le aree di miglioramento, ripeto, alla fine c'è una grande soddisfazione nei rapporti che hanno questi ristoratori con i loro fornitori, perché se non fosse così l'avrebbero già cambiati, quindi avrebbero trovato altri, quindi non ci deve stupire che la soddisfazione sia oggi abbastanza alta, perché ognuno si sceglie i suoi e per quelli con cui ha un rapporto di lavoro positivo. Ecco, questa è una cosa su cui credo che sia l'ultima a chiudere. Quali sono le aree le aree di miglioramento dell'attuale sistema di approvvigionamento? Allora, al primo posto c'è le competenze dei fornitori. Allora, i ristoratori sostengono che le competenze dei fornitori oggi non sono all'altezza dei loro standard. Ma abbiamo avuto riprova di questo anche ieri, parlando di aperitivo, happy hour, eccetera, quando il direttore generale di Duca di Salaparuta ha avuto modo di dirci che stanno facendo un grande lavoro per affinare le competenze dei propri agenti, perché hanno capito che questo è un punto critico forte nel rapporto con i committenti, i compratori. Le informazioni sulle caratteristiche dei prodotti, mancano informazioni adeguate e oggi ci sono tanti strumenti per andare a acquisire, non c'è solo il rapporto deviso, ma c'è anche la rete, ci sono anche sistemi diversi per capire, e la possibilità di fare degustazioni precedenti all'acquisto. Questo è un altro aspetto che viene messo dal lato dei ristoranti, ovviamente poi ognuno vede le cose dal proprio punto di vista, probabilmente per i produttori e per i distributori saranno altri i problemi e poi ce lo diranno, e la trasparenza dei prezzi è l'altra cosa importante. Per ultimo, e proprio alla luce di questo rapporto di collaborazione con Ismea su questa cosa, poi ce ne parlerà chi rappresenta oggi Ismea, abbiamo provato a chiedere se ritenessero positivo una presenza su un portale dedicato alla vendita diretta, perché uno dei problemi più grossi, la metà dei ristoratori, è proprio quello legato al tempo per gestire gli acquisti, quindi tutto quello che va nella direzione di semplificare la vita al ristoratore, mantenendo qualità del prodotto, affidabilità, è utile. Quindi ecco, ci dicono
non c'è un grande entusiasmo naturalmente su questa cosa, ma nel senso non c'è il 100%, l'unanimità. Qualcuno dice che uno su quattro che non è interessato, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto, noi scopriamo che il 60%, 6 su 10 dicono sì, sarebbe molto interessante poter avere un ambito utilizzando le nuove tecnologie in cui c'è un incontro anche di conoscenza, quantomeno poi al di là dell'aspetto commerciale che si va a chiudere, però il problema è quello di conoscersi. Io ho finito e vi ringrazio. Bene, bel lavoro, devo dire, ma perché faccio l'ospite, quindi devo andare a cercare meno. Se noi guardassimo questa analisi, parleremo di una cosa che non è più. È cambiato il mondo, ed è cambiato in meno di 6 mesi. È cambiato nei nostri clienti, è cambiato in noi, è cambiato nella percezione, è cambiato tutto. Quindi abbiamo la fortuna probabilmente di fare un attack in tempo reale in un tavolo come questo, e io vorrei sfruttare in qualche modo questo attack. Quindi i due ristoratori che alla fine sono al centro della scena, perché sono voluti in mente, come fanno di solito, i ristoratori si mettono al centro della scena, lo so, le 3 generazioni lo so. Il tavolo, così abbiamo la chiarezza, perché credo che dalle cose che probabilmente diranno voi che siete davanti riuscirete a capire dal loro percezione, da come faranno le smorfie probabilmente, che sono già apparse mentre stava facendo scorrere alcuni di quei dati. Se aveste visto le loro facce avete anche capito cosa è d'accordo e dove non sono d'accordo. Quindi la signora che rappresenta, la signora Laura Turri, che rappresenta il mondo dell'olio, possiamo dire così in qualche modo oggi, ma poi l'eccellenza, perché è l'olio del Garda. Il signor Hausmann, che è nella filiera, tutto il mondo agricolo, che rappresenta l'azienda Romana Mercati e quindi è il mitico inventore in quel mondo del chilometro zero. Sono quelli che per più di prima sulla comunicazione ci sono giocati in maniera forte. Chi ha collaborato con noi? Il signor Fabio Del Bravo, che è dell'ISMEA, che in qualche modo ha messo in piedi questo studio che poi noi abbiamo rielaborato. Santini, che noi, diciamo che tu forse sei fra gli stellati quello che dura di più. Nel senso che da sempre, no? Che forse lo stellato che ancora sta col sistema a tavola, perché molti hanno ormai abbandonato. Tu fai parte della storia degli stellati italiani, hai anche quello stemmino che è quello delle soste. Con Lucio invece, ribadisco, tu eri distratto, ancora complimenti a Nadia, siamo orgogliosi avere e poter andare in giro per il mondo e dire e raccontare quando saremo a tavola, perché poi sono quelli luoghi dove si chiacchiera, dire che è italiana quella che è stata riconosciuta come la cuoca giovane, credo che sia una di quelle bandiere tricolore che lo diamo noi quest'anno il giorno del 2 giugno. Con Lucio abbiamo cominciato a scontrarci 25 anni fa sulle logiche che portava sulla ristorazione, se era territorio o non era territorio. E poi chi fa, posso chiamarlo il facilitatore, quello che riesce nell'ultimo periodo a mettere insieme il mondo della produzione, i tempi, tutte le esigenze che noi abbiamo. Allora, da questo momento allora passo e lascio a te come decano, ma anche perché rappresenti un pezzo assolutamente importante, e quindi voglio dirti, ma oggi è così quella fotografia che noi abbiamo rappresentato? È questa la vera situazione in questo momento o è cambiato qualcosa?